Senato dunque riformato con tempi e precisione geometrica, anche se occorrerà attendere tutta una serie di passaggi istituzionali. La fine del bicameralismo, quindi. Molti lo chiamano perfetto, ma si può definirlo così un sistema che non ha mai davvero funzionato nel segno dell'efficienza e del conseguimento della democrazia? Torniamo al Senato. L'opposizione si è assentata al momento del voto, astensione anche di 30 senatori della cosiddetta maggioranza. Ma è così che si fanno le riforme profonde, quelle alla Costituzione? Non c'è più di un difetto etico nella riforma di Renzi? Primo, perché non è chiaro quale sarà il risparmio, quello sul quale insistono gli scienziati della riforma in testa il ministro Boschi. Secondo, perché non è certo se le leggi saranno più veloci. Terzo, perché una riforma così importante esige maggioranze e consensi molto più larghi. E poi, perché tanta precedenza al Senato con tanti problemi più pressanti sul tappeto in testa quello del contrasto alla recessione? E poi, questa riforma del Senato, quanti cittadini l'avranno capita e soprattutto l'avrebbero condivisa? Se si entra in un bar e si chiede a 10 persone che prendono il caffè, 8 su 10 si mostrerebbero disinteressate. In questa corsa agostana a tappe forzate anche il DL competitività, che prevede misure per le piccole e medie imprese come il taglio alle bollette con lo spalma incentivi sulle rinnovabili, misure per la pesca, l'agricoltura e l'edilizia. Nel decreto legge è stata soppressa la norma che favoriva le banche sull'anatocismo, la cosiddetta capitalizzazione degli interessi sugli interessi, un vero e proprio sciacallaggio finanziario sui cittadini. Presentato anche il disegno di legge delega per riformare le imprese sociali del volontariato, dotato di 50 milioni di euro iniziali. Insomma, tante misure. Ma intanto la pressione fiscale sulle piccole e medie imprese, secondo uno studio Confcommercio, è salita al 53,2% sulla ricchezza prodotta. È possibile essere un paese ad economia di mercato quando lo Stato e gli enti pubblici drenano più della metà di quanto viene prodotto? Assomigliamo insomma più a Cuba o al Venezuela o alla Russia ante Gorbaciov. Una pressione che spaventa soltanto noi italiani. I nostri commercianti sono diminuiti dell'1,6%, ma quelli stranieri, soprattutto i cinesi, commercianti ma anche piccoli industriali, sono aumentati del 34% tra il 2012 e il 2013 e di un ulteriore 6,1% quest'anno. Ancora molte le sacche di illegalità, è vero, ma non bisogna dimenticare che i migranti cinesi si sono sempre contraddistinti nel mondo per la loro forte vocazione al business e per l'abilità con cui organizzano le loro reti etniche per realizzare e mantenere saldo il loro processo migratorio. La loro presenza è fortissima, soprattutto in Lombardia, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, molto meno nelle regioni del centro-sud ed in Campania. In queste quattro regioni si concentrano oltre il 60% di immigrati cinesi. Ma attenzione, molti di questi cinesi stanno preparando le valigie per lasciare l'Italia, direzione il ritorno in Cina, oppure gli USA o il Canada, cioè verso le economie più in salute. In Italia le cose vanno troppo male e poi, con la pressione fiscale e la caccia agli evasori, le cose si sono complicate. Ma molti cinesi resteranno in Italia, il legame è troppo forte, i loro figli vanno nelle scuole italiane, insomma si sono integrati a tal punto da non saper rinunciare al nostro paese. In ogni caso, nulla sarà più come prima. Tutto sempre come prima, invece, con i soldi della politica. La Corte dei Conti ha dovuto fare marcia indietro su una sentenza di una sua sezione regionale, quella dell'Emilia, che è destinata a far testo. In sostanza, le spese dei gruppi politici regionali sono insindacabili perché la politica è discrezionale. Certo, no alle mutande verdi di Cota o alla Jeep di Franco, Batman fiorito per arrampicarsi sulle strade ghiacciate del Circeo, ma su tutto il resto non si può far niente perché sono tutte spese di rappresentanza. Siamo noi cittadini che quando leggiamo queste porcherie sui media dobbiamo darci una regolata e non dare più un sol voto a questi partiti corrotti. Riusciamo a farlo una buona volta? È vero, siamo tutti un po' disorientati perché non sappiamo chi comanda davvero in Europa. Eppure, sembra così chiaro, sono le banche e la cosiddetta troica. Utilizzando due strumenti strozza paesi. Il primo è il Fiscal Compact, l'obbligo di abbattere ogni anno di un ventesimo la quota di debito pubblico che supera il 60% del PIL.
in pratica l'obbligo per un paese come l'Italia di fare ogni anno una manovra di 50 miliardi di euro, da tutti considerata insostenibile. Lo ricordate, lo volle il signor Monti, il professore che ha rovinato l'Italia e gli italiani, inserendo il Fiscal Compact nella Costituzione italiana, con il sì di tutte le forze politiche che si sentivano ostaggio dello spread e sotto lo stivale dell'Europa. E sempre il professore sancì l'adesione dell'Italia all'ESM, l'European Stability Mechanism. Serviva per far fronte alla crisi dell'euro, ma poi si è rivelata la tagliola dell'austerity che tutti conosciamo. Scavalca i singoli governi per gestire le crisi finanziarie dei paesi a rischio di controllo. È stato così per la Grecia, per la Spagna, Portogallo e Cipro. Ma chi ne ha tratto benefici maggiori sono state soprattutto le banche del nord Europa, mentre ai paesi ed ai governi sono rimaste le briciole. Ecco perché il MES, da fondo salva stati, è passato ad avere il suo vero nome, cioè fondo salva banche.